Quanti di voi negli anni 80 hanno avuto i pastelli della Giotto con questo disegno? Tutti, vero? Questa immagine è divenuta iconica e che racconta l'incontro che cambiò la vita al protagonista. E facciamo un po' di storia, poca, tranquilli, rimanete lì. Giotto di Bondone, conosciuto solo come Giotto, nacque nel 1276 o 77 in Toscana, c'è chi dice a Firenze, c'è chi dice a Vespignano, nel Mugello, insomma da quelle parti, figlio di un pastore. Pure lui era un pastorello, una sorta di Heidi con l'H aspirata. E mentre accompagnava gli ovini al pascolo, si dilettava a disegnarli dove capitava, per terra o sui sassi. Un giorno un famosissimo pittore del tempo, Cimabue, camminando per le campagne di Firenze, incontrò Giotto, che mentre lasciava pascolare ste pecore, disegnava una di esse su una pietra liscia, aiutandosi con un sasso appuntito. Cimabue si fermò meravigliato dalla bravura del giovanotto e gli chiese: «Vuoi diventare mio discepolo?» Giotto disse: «Ok», e divenne più bravo e forse anche più noto del maestro. Divenne peraltro bravissimo anche a fare i cerchi a mano libera, il famoso cerchio di Giotto. Ma noi da giovani queste cose non le sapevamo, vedevamo semplicemente un vecchio che appoggiato spocchioso, come per dire: «Ma vediamo che cosa sta facendo sto randagio!» Ammirava questo poverino dalla faccia d'anziano, intento a disegnare una pecora visibilmente depressa. L'immagine della scatola, vedendo la posa di Cimabue, sembrerebbe avere preso spunto dal dipinto dell'Ottocento di Gaetano Sabatelli, anche se il Cimabue di Sabatelli è decisamente più buono, tipo utente medio di Grindr, tipo il papà di Flo Robinson con folta barba. Comunque, della Giotto esistevano con la stessa effigie matite, pastelli a cera, album da disegno. Pastelli a cera, apriamo una parentesi, il profumo meraviglioso che emanavano, ma anche l'assoluta inutilità, almeno da noi alle elementari che ho frequentato io, pastelli a cera mai usati. Tipo il libro di educazione civica alle medie, che ha vissuto al sicuro nel cellophane per tutti e tre gli anni. I pastelli Giotto erano della FILA, acronimo di Fabbrica Italiana Lapis e Affini, nata nel 1920 da due nobili famiglie fiorentine che tre anni più tardi lanciarono proprio il marchio FILA Giotto, una linea di matite colorate e articoli destinati ai più giovani. Divennero famosissime anche grazie alle pubblicità sui giornali in cui abili e divertentissimi giochi di parole hanno convinto milioni di famiglie ad affidarsi a queste matite. Anche se qui, messi in fila e pastello fila, non si può sentire, non puoi usare la stessa parola per fare rima, dai le basi! Con gli anni poi arrivò di tutto, anche i pennarelli, e ricorda riguardo lo spot del piccolo imbrattatore della fine degli anni 90. Talchi. Piccoli capolavori. E voi li usavate? E anche da voi la matita bianca era quella che ti veniva da chiedere perché? Come quello della pubblicità dell'Arbre Magique con il piscuano che si chiede perché mango? Mango. Why mango? Commentate come sempre, festosi e festanti. Ciao!